Un saluto agli amici di Radio News 24, ben trovati su On Air. Io sono Beatrice Canzedda e anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia con i nostri ospiti e le loro storie. In particolare per la nostra prossima chiacchierata ci faremo portare all'interno dell'attività Amplilux, dall'azienda Amplilux. Lo facciamo con l'amministratrice Simona Leardini. Salve! Buonasera, ciao! Ben trovata e grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di avermi chiamata, grazie mille. È un piacere averla qui, appunto a presentarci, a portarci un po' per mano in quella che è l'attività dell'azienda Amplilux. Anticipiamo che appunto l'azienda sede principalmente in Emilia, si trova a San Giovanni Marignano. Simona Leardini è l'amministratrice. E anticipiamo che parleremo di suono, di video, di luci, insomma, però lasciamo la parola alla nostra ospite e le chiedo proprio di presentarci un po' l'azienda partendo dalla storia, raccontandoci che cosa è la Amplilux e com'è nata. Perfetto, allora l'Amplilux è nata dai fondatori fratelli Leardini, Luciano e Giorgio, che sono rispettivamente mio padre e mio zio, nel 1974, e nascono come elettricisti, si espandono poi come azienda sempre più grande nell'elettronica e nel campo delle discoteche, allestendo inizialmente le discoteche chiavi in mano, quindi tutto l'allestimento completo dell'Emilia Romagna, per poi arrivare in tutta Italia nelle più grandi discoteche esistenti, che conosciamo tutti, anche se al momento sono un po' meno famose, e per arrivare poi anche in paesi esteri in tutto il mondo. E oltretutto in quegli anni, appunto 70-80, la nostra azienda ha brevettato diversi macchinari e progettato macchinari di scena e attrezzature audio, video, e quindi insomma negli anni 80 siamo partiti con questa grande realtà delle discoteche, diciamo. Questo diciamo un riassunto della storia. Del filone che vi siete portati sino a oggi, no, Simona? Perché poi è quello di cui vi occupate tuttora. L'azienda è rimasta fedele a se stessa, no? Pur ovviamente con l'evoluzione del tempo, insomma, e tutto quanto, chiaramente. Certo, diciamo che al giorno d'oggi, a partire dagli anni 90, il settore è cambiato, nel senso che siamo diventati molto versatili e ci siamo adattati poi ai cambiamenti delle varie epoche, e quindi negli anni 90 ci siamo dirottati più verso il settore congressuale, e quindi degli eventi, e sempre anche rimanendo per quello che esistevano nelle discoteche, i pub, eccetera. E però sappiamo bene che la differenza, insomma, degli anni di adesso rispetto agli anni 80, le discoteche sono, l'evoluzione non è stata proprio come all'inizio. E quindi abbiamo ampliato, insomma, il nostro settore dei congressi, delle presentazioni multimediali e dei service tecnici per ogni evento. Diciamo che la nostra clientela di oggi sono appunto gli alberghi, ristoranti, palestre, parchi tematici, quindi anche in realtà molto grandi, centri congressi, autodromi, insomma ristoranti e locali vari. E le nostre attrezzature che ancora trattiamo sono comunque sempre l'amplificazione sonora e illuminotecnica, tutto quello che riguarda il video, quindi i monitor, i LED wall che adesso vanno molto di moda, e videoproiezioni, anche mapping 3D, quindi quelle proiezioni che vediamo negli edifici che appunto vanno molto al giorno d'oggi, traduzioni simultanee, videoconferenze, e radiomicrofoni, computer, insomma tutto quello che diciamo riguarda anche poi l'informatica dell'audio, video e luci. E certo, la cosa, diciamo, che al giorno d'oggi ci contraddistingue un po' da certe realtà, soprattutto quelle che operano solo online, il valore aggiunto, diciamo, che è proprio l'esperienza tecnica che dall'assistenza pre-vendita finisce poi nella post-vendita. Quindi noi, oltre a vendere e noleggiare attrezzature, esatto, diamo anche, le installiamo, le ripariamo e diamo assistenza anche in futuro, quindi una garanzia, diciamo, completa, ecco, che il nostro cliente gradisce molto. Ecco, quindi non solo una versatilità poi nell'ambito di applicazione, perché come dicevamo si va dalle discoteche sino poi alle conferenze, agli eventi, eccetera, ma poi anche proprio nel servizio, si va da una consulenza ovviamente sulla progettazione, sul tipo di strumentazione da usare, eccetera, installazione, manutenzione, assistenza, insomma tutto quello che poi riguarda tutta la vostra produzione, insomma. Bravissima, esatto.
ovviamente diciamo che volenti o nolenti una domanda su questo periodo purtroppo noi bisogna farla, soprattutto per chi come voi lavora molto, no, in attività, con attività rivolte al pubblico, comunque con attività diciamo di aggregazione, chiamiamole così. Ecco, come state gestendo voi questo momento? Come stanno andando questi mesi per l'Amplilux e come vi siete organizzati anche per superare questo momento difficile, immagino difficile anche per voi? Sì, diciamo che la realtà 2020 insomma è abbastanza critica riguardo al settore dei congressi e degli eventi, che al momento sono fermi proprio completamente, almeno in Emilia Romagna, e quindi il nostro team però come sempre si adatta ai cambiamenti e con la sua versatilità ci siamo diciamo dirottati anche in questo caso più verso le scuole, che in questo momento hanno bisogno di assistenza informatica ma anche di audio e video, perché hanno comunque delle attrezzature come le LIM e i computer che stanno approfittando per renderli al meglio anche per la didattica a distanza, quindi stiamo lavorando molto con le scuole e poi ci siamo anche ampliati riguardo attrezzature anti-Covid che possono essere elettroniche, quindi termometri a raggi infrarossi piuttosto che sanificatori, vetri parafiato, lampade igienizzanti, tutti certificati perché rimaniamo sempre su una qualità di prodotto diciamo medio-alta. E in più in questo momento molti locali come gli alberghi e i ristoranti stanno approfittando per ampliare le proprie attrezzature, rinnovare diciamo i propri impianti, e quindi stiamo lavorando insieme a loro per sistemare le sale congressuali, le spa, e quindi ripartire ancora più belli e più carichi di prima. E ecco, non ultimo il nostro... facendo comunque buon uso di questo tempo, ecco, non state fermi anche in questo momento. Esatto, cerchiamo di cogliere diciamo i lati positivi se ci possono essere per migliorare altri dettagli, ecco. E in più il nostro catalogo del sito diciamo che lo abbiamo subito rinnovato come un e-commerce in modo da essere pronti anche per vendere online, oltre che comunque dare la nostra assistenza sia telefonica che nel nostro laboratorio o ove possibile arrivare dal cliente, insomma. Ecco, assolutamente, noi invitiamo proprio a venire a curiosare, no, quello che è il vostro sito amplilux.com, ma non solo, perché ovviamente ci sono a disposizione i social, chiaramente, che sono un importante bacino odierno per i vostri clienti, per vedere insomma anche tutto quello che è la vostra attività. C'è la pagina Instagram Amplilux, c'è la pagina Facebook Amplilux Suono Video Luci, ovviamente ci sono le mail, i numeri telefonici, tutti i recapiti, e come diceva Simona c'è la possibilità ovviamente di andarle a trovare di persona, di avere insomma tutta l'assistenza, tutte le informazioni del caso. Io la ringrazio per essere stata con noi, grazie mille. Grazie a voi, grazie a lei, è stata una bellissima esperienza, grazie. A lei, arrivederci, grazie. Buonasera mille. A tutti, ci vediamo. L'estate suonare su Radio News 24 per nuove emozioni.